Buonasera, benvenuti al TG regionale per sordi. Una ragazza, a quanto pare munita di una torcia elettrica, si è accanita contro il portone di una palazzina sfondandone il vetro. Ha lasciato una scia di sangue mentre saliva al piano che le interessava. È successo tutto questa mattina, poco dopo le 5, a Quinto Basso, in via Bellini. La ragazza ha suonato con insistenza alla porta, nessuno le ha aperto. Nel frattempo il caos aveva svegliato tutti, tant'è che qualcuno ha chiamato il commissariato di polizia di Sesto Fiorentino. Ma la ragazza si è poi dileguata. Nonostante fosse ferita, non si sa dove sia finita. Stamani la scientifica ha eseguito i rilievi. Un motociclista è caduto sull'autostrada A12 finendo sotto un camion vicino all'uscita del casello di Carrara. È successo intorno alle 10. L'uomo, un sessantenne originario del Fiorentino, è morto sul colpo. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso al loro arrivo. Sul posto sono intervenute l'automedica Nord Versilia e la pubblica assistenza di Carrara. Era stato anche allertato il Pegaso, ma la sua missione è stata disdetta una volta constatato che l'uomo era morto. Per estrarre la motocicletta e il Centauro da sotto il camion è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, con una paralisi del traffico che ha creato delle file, considerato anche che si tratta del primo giorno d'inizio weekend. Un artigiano livornese di 70 anni, titolare di una micro impresa di riparazione e manutenzione di oggetti metallici per varie ditte della zona, è stato individuato dalla Guardia di Finanza come evasore totale. Avrebbe nascosto al fisco 216.000 euro di incassi ed evaso IVA per 47.000 euro. Al termine di un'indagine eseguita dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Livorno, è emerso che l'azienda del settantenne non avrebbe mai ottemperato agli obblighi dichiarativi ai fini della tassazione né versato imposte. Gli accertamenti hanno riguardato 5 anni di attività, dal 2014 al 2018. Il bosco era diventato un magazzino per stoccare droga da spacciare. Il viavai a tutte le ore, nella zona delle Cerbaie a Fucecchio, aveva insospettito i carabinieri, allertati anche da alcuni abitanti dei paesi intorno. Così, nel corso di un'ispezione in un boschetto, i militari della stazione di Fucecchio hanno trovato un borsone nascosto tra i cespugli con dentro 60 panetti di hashish. Probabilmente si trattava di un punto di stoccaggio per gli spacciatori. La droga è stata sequestrata e sono in corso ulteriori indagini. Una donna di 57 anni è stata soccorsa questa mattina dopo essere caduta da una finestra del suo appartamento a Firenze, in via Bisenzio, nella zona di Novoli, ed è finita su una tettoia. La donna è stata raggiunta dal personale dei vigili del fuoco. Dopo essere stata immobilizzata, è stata trasportata dai sanitari del 118 al pronto soccorso per accertamenti sulle sue condizioni. Sarebbe caduta accidentalmente mentre puliva i vetri di una finestra. Sul posto anche la Polizia di Stato. A mani nude, in evidente stato di ebbrezza, alcolica e probabilmente anche sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, stava cercando di sfondare la vetrina di una pizzeria a Pistoia e, quando sono arrivati i carabinieri, li avrebbe aggrediti e presi a morsi. Protagonista un fiorentino di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, fermato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate e poi sottoposto all'obbligo di dimora nel capoluogo toscano. La settimana di Ferragosto non salverà il turismo italiano, messo in ginocchio dall'emergenza Covid. Il prossimo weekend, che è legato alle partenze e a un momento significativo della stagione in termini di risultati, sta confermando la crisi del settore.
Malgrado le strutture aperte non siano neppure al 50% del totale, siamo ben lontani dal tutto esaurito che da sempre caratterizza questo periodo dell'anno. Sono le previsioni di Confindustria Alberghi che chiede al governo misure per garantire la sopravvivenza del settore. La lista toscana civica per il cambiamento, che supporta la candidatura di Susanna Ceccardi a presidente della regione toscana per il centrodestra, ha anche un'avvocatessa marocchina di fede islamica candidata nel collegio di Pisa. Intervistata dal Corriere Fiorentino, la donna si è detta favorevole alla realizzazione di una moschea a Pisa, con telecamere all'interno per consentire controlli, e a una sanatoria per regolarizzare chi lavora e chi non ha precedenti penali. Sarà commemorato anche in Toscana domani l'anniversario della tragedia della miniera di carbone in Belgio. 64 anni fa, l'8 agosto 1956, alle 8:10 di mattina, un incendio si propagò a 1700 metri di profondità, non concedendo scampo a 262 minatori di 12 diverse nazionalità, in gran parte emigrati all'estero per cercare lavoro. Gli italiani erano 136, tra loro anche 3 toscani. Festa per i 600 anni della cupola del Duomo di Firenze, la cui realizzazione iniziò il 7 agosto 1420, la più grande al mondo in muratura. Il 2020 doveva essere l'anno delle celebrazioni, ma il Covid ha costretto al rinvio delle iniziative. Nonostante questo, nei mesi di agosto e settembre, la cupola del Brunelleschi sarà di nuovo aperta al pubblico tutti i giorni e per la prima volta con orario prolungato fino alle ore 21. E ora le previsioni del tempo per domani in Toscana. Sereno o poco nuvoloso, venti deboli settentrionali con temporanei rinforzi di maestrale lungo la costa, in particolare a sud di Livorno. Mari poco mossi, temporaneamente mossi nel pomeriggio, sempre a sud di Livorno. Temperature massime in leggero aumento nelle zone interne, con punte fino a 34-35 gradi. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Arrivederci.